Buongiorno a tutti quanti e bentornati sul nostro canale. Allora, oggi siamo qui con un Mi preparo con voi perché ho deciso di fare un video un po' diverso dal vlog che ultimamente c'è sempre tanti vlog sul canale, quindi abbiamo pensato di fare questo Mi preparo con voi e poi un mukbang. Allora, io qua sotto ho lo specchietto, quindi mi vedrete guardare anche in basso perché se no non riesco a truccarmi. E sono qui per fare questo Mi preparo con voi parlandovi un pochettino di come sono, come ho passato un pochettino la mia adolescenza, perché intanto tiro fuori la roba, perché ho proprio visto che vabbè, il virus ha peggiorato tantissimo, però ci sono tanti giovani adolescenti che comunque stanno passando un po' tutto quello che ho passato io. Parliamo e non parliamo di bullismo perché io non ho sofferto di bullismo, però ci sono anche casi di bullismo. Sto pensando cosa devo tirare fuori da qua, ce la posso fare. Allora, partiamo dal fatto che io sono sempre stata comunque una ragazzina molto molto timida, quindi non davo molta, non so come dire, non davo molta confidenza alle persone. Infatti, diciamo che non è che ero molto calcolata dai compagni, no? Perché troppo timida, non facevo sapere mai niente di me, cosa strana perché ad esempio voi sapete quasi tutto di me. Sono sempre stata molto fredda perché avevo paura del giudizio degli altri, non mi trovavo bella, mi trovavo un po' in carne e quindi mi isolavo. La cosa che mi dava più fastidio, io non mi sentivo all'altezza come intelligenza, diciamo così. Se io studiavo, avevo dei buonissimi voti, però quando dovevo parlare davanti alla classe mi bloccavo. Ma questo anche poi nelle superiori al serale, perché non è che sia cambiata molto. Però con la differenza che alle superiori, facendo il serale, alla fine sono riuscita a farmi più amici perché timida, ma comunque riuscivo a parlare con le persone, a farmi conoscere, eccetera. Quando ero piccola, no. Infatti, io ho lasciato la scuola a 16 anni. Ho lasciato la scuola a 16 anni e mi sono, diciamo, occupata di mio nipote con mia sorella, nel senso che io stavo da lei il più possibile perché era l'unico posto dove stavo bene, perché c'era il bimbo piccolo, io adoro i bambini come sapete, e quindi le davo una mano. Solo che è sbagliato. Quando avevo 16 anni pensavo fosse la cosa più giusta. Adesso, se ci penso, non è molto così. Tutto questo, mentre vi dicevo questo, ho fatto, ho messo un po' di base bianco brillantinato, che è questo qua. Ok? E poi questo qua rosso. Comunque, dico questo perché
mi accorgo che comunque tanti ragazzini vengono bullizzati. Vengono bullizzati. Io per fortuna non sono stata bullizzata per il semplice motivo che io ero sempre nel mio mondo e sempre molto lontano da tutti. L'unica persona che è riuscita ad avvicinarsi a me è stata Sonia, che ancora adesso è una delle mie migliori amiche, forse l'unica, più o meno. È l'unica che è riuscita ad avvicinarsi. Il resto, no, io sono sempre stata molto. Stai lì, asso. Stai lì perché veramente non ho voglia di sapere chi sei, perché poi io mi affeziono tanto nella mia testa, poi tu me la metti nel. E quindi sei alla larga. Per fortuna con Sonia non è successo. Infatti, noi ci sentiamo ancora tuttora. Non tutti i giorni, perché comunque abbiamo tutte e due una vita, quindi non riusciamo a sentirci tutti i giorni. Lei poi ha 3 bimbi, quindi è un po' complicato. Però è stata l'unica con cui io mi sono riuscita a legare. Io quello che vorrei far capire a questi ragazzini, che comunque mi tocca anche da vicino, non vi dirò il perché, però mi tocca da vicino. Non parlo alle persone che fanno bullismo perché tanto non ha senso, perché lo faranno sempre, ma mi rivolgo a quei ragazzini che purtroppo, non sentendosi a loro agio, stanno buttando via un po' la vita. E questa cosa non mi piace. La cosa che ha aiutato me, sinceramente, è comunque capire. Fare un percorso dove capisco che io sono normale. Non è perché se io non sono esuberante, non sono perfetta, infatti si vede, non sono perfetta, sono da buttare via. No. Quello che io vorrei che i ragazzini capissero è che comunque quando sei adolescente ovvio che ti sembra che tutto sia sbagliato, nel senso se mi vedo un po' più bruttino è sbagliato, eccetera, ma cresci, quindi puoi sempre modificare il tuo corpo, puoi sempre modificare il tuo carattere, brillino. E non è giusto mettersi lì solo a pensare all'adolescenza. Quindi il mio appello è: cercate di vivere il più possibile, stando sereni. Brillo. Stando sereni. E comunque sappiate che finito quest'arco di adolescenza andrà meglio. Perché comunque anche le persone che magari ti sembrano le più fighe, le più intelligenti, con l'andare del tempo a volte cambiano, si imbruttiscono, magari non sono poi così intelligenti come pensavi quando eri piccolina o piccolino, e quindi non è giusto buttare via la vita così. Detto proprio papale, papale. Bisogna andare avanti, pensare a chi si vuole diventare e soprattutto pensare a ciò che si ama davvero. Quindi, se sono una persona che mi piace disegnare, vai a scuola, buttati, pensa allo studio, pensa al tuo disegno e a quei pochi amici che hai. Perché meglio pochi, ma buoni. Questo è un detto che, secondo me, è perfetto. Io gli amici li conto su una mano e sono tranquilla. Poi vabbè, io sono cambiata moltissimo sul fatto del parlare, del farsi conoscere da quando ho conosciuto Manuel. Perché comunque diciamo che mi ha dato un attimo una svegliata.
perché lui è sempre, come vedete, molto esuberante. Lui è una persona molto esuberante che stava sempre in giro, e quindi io automaticamente, per sostenere i suoi ritmi, diciamo, ho dovuto svegliarmi. E quindi sono quello che sono diventata adesso, sempre timida, perché io sono comunque sempre timida, però molto più aperta, riesco a farmi comunque gli amici, riesco a farmi volere bene. E questo ovviamente lo devo sia a Manuel, ma anche al fatto che io sono stata propensa a cambiare, a modificare il mio carattere, chiuso, 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 a essere una persona scialla, normale, tranquilla. Scusate, c'è l'asso di gatto che stanno facendo casino. E io sto parlando e non mi sto truccando. Ho messo la matita sia fuori che dentro. Vorrei farmi la codina, ma non ho la punta, non ho il... Mi viene la parola. Temperino, quindi non lo farò. Comunque questo. Questo era un pochettino l'inizio di questo discorso, perché veramente mi dispiace per questa persona che comunque sta passando un periodo un po' difficile, e volevo che arrivasse comunque il discorso che ti può sembrare che alla fine sia figo, ci stia, perché comunque nell'adolescenza dai molta importanza, basta, molta importanza più al fisico che comunque quello che hai dentro, e quindi vieni anche bullizzato per quello, perché tanti ragazzini che sono magari bellocci quando sono nell'adolescenza si fanno un po' fighi, vanno a bullizzare gli altri. Comunque, vado a mettere il fondotinta. E poi passiamo al fattore, visto che parliamo di me, visto che comunque state vedendo tanti video di orti, eccetera. Per chi mi segue da Torino, magari non capisce perché è uscito questa cosa qua. All'inizio non facevamo video su orti, eccetera. Asso Brillo, per favore. Ma io in realtà, scusate, c'è un pelo. Io in realtà ho sempre amato la natura. Tanto che, non so se ve l'ho mai detto, io ho fatto anche l'agrario. Ho fatto l'agrario, non è che mi dispiaceva, però poi l'ho lasciato perché purtroppo la timidezza in quel momento di adolescenza era troppo. E quindi paura di parlare, di sbagliare, di farmi vedere degli altri, di dire cavolate, eccetera. Poi io ho sempre amato questa cosa qua della natura. La mia amica Sonia, lei ha una cascina e mi piaceva andare a trovarla, aiutarla a stare con loro, no? In mezzo agli animali, anche se io soffro comunque di allergia. Però mi piaceva, e quindi non è che è nata così dall'ultimo, perché ci siamo trasferiti qui nella campagna, eccetera, ma c'è da un bel pezzo. Già parlato 13 minuti, cioè già da un bel pezzo, e quindi adesso che sono qua io sono molto più contenta, perché lo sapete già, l'ho visto tante volte, per me la natura è una cosa meravigliosa. Sono andata a mettere questa terra di chakra per fare un po' di contouring. Poi, da questa palettina tutta sporca di It's Style, vado a mettere un po' di blush. Metto questo qua, cercando di non farmi, di non diventare Heidi.
niente. Ah, sì, un'altra cosa che volevo dirvi, che amo talmente tanto la natura che c'è stato un periodo che per aiutarmi un attimino a cercare di uscire da questa timidezza, i miei genitori mi hanno fatto fare equitazione. Una cosa, cioè, uno sport bellissimo. Tanto che sinceramente io a quell'età volevo diventare una addestratrice di cavalli. Però purtroppo non è diventato così. Poi crescendo si è pensato di più a mettere i soldi da altre parti, quindi ho smesso. Però non mi dispiacerebbe riprendere questa mia passione e andare a fare delle passeggiate a cavallo. Scusate, ma prude il naso. Perché veramente io credo che equitazione sia uno di quegli sport che per chi è come me, che era molto, ma molto timido, è una cosa che va molto bene. Perché comunque fai tipo una terapia, una pet therapy. Perché c'è un animale, quindi riesci a... Non so spiegarvi, però comunque prendersi cura di un animale, andare a fare le passeggiate, eccetera, aiuta molto. Ok, ho messo un po' di castano perché so che tutti... Che tanti mi dicono meglio castano, allora sto cercando di alternare un po' di castano e un po' di rosso. Adesso vado a usare il mascara. Questo qua è di Sien. Mi sto trovando bene e cerchiamo di non sbavare. Ok, cosa manca? Manca il labbro e poi manca questo. Non lo so. No, preferisco mettere questo qua che mi aveva mandato Caterina, Makeup Obsession. Lo metto sempre. Perché mi piace nude, ma non è quel nude rosa che piace. Vediamo se ho qualcosa per mettere rossetto. Ok, il rossetto è fatto. Ora dovrei farmi i capelli, però non so se farvi vedere il risultato finale perché tanto devo solo asciugarli o farlo con voi. Però mi sa tanto che lo farò e poi vi farò vedere una clip con i capelli sciolti, eccetera. Cosa vi posso dire ancora? Spero che questo... Mi preparo con voi, non vi sia, cioè, non sia stato noioso, perché comunque è un discorso che magari per tante persone che mi seguono non interessa. Però avevo bisogno di mandare questo messaggio e farlo comunque su una rete come YouTube può aiutare, perché comunque riguarda un trucco. Quindi delle ragazze giovani, delle adolescenti possono arrivare a questo video tramite il trucco e sentire cosa ho da dire. Anche i ragazzini, io spero che vedano questo video, perché veramente non bisogna pensare di essere sbagliati, perché nessuno lo è, soprattutto nell'adolescenza.
Non si può ancora sapere chi si diventerà, perché veramente puoi essere una persona con dei problemi identici come sono io, una persona in carne, puoi essere tante cose, ma nella vita puoi cambiare. E soprattutto bisogna ricordare che se non ti alzi e non sei tu il primo che cerca di cambiare, non si va da nessuna parte. Quindi il messaggio è adolescente o anche non adolescente, perché ci sono tante persone magari che hanno 30-40 anni ma sono ancora chiuse perché hanno questo problema di come si vedono, eccetera. Alzati, fai e vedrai che riuscirai nel tuo intento. Devi mettere a posto qualcosa? Se lo fai, riuscirai. E niente, così avete scoperto qualcosina in più su di me. Fatemi sapere la vostra esperienza, visto che ci sono tante persone della mia età o più grandi, se hanno mai sofferto di bullismo o comunque sono sempre state delle persone molto, diciamo, asociali, un po' come me che tenevo a distanza le persone. Che mi fa piacere questa cosa perché essendo un pubblico molto più grande su questo canale, mi piace sapere come l'hanno affrontato anche loro. E niente, io vi mando un grosso bacione, mi asciugo i capelli, vi metterò una clip, finito i saluti e mi raccomando, commentate, mettete mi piace e iscrivetevi se non siete ancora iscritti. E attivate la campanellina, mi stavo dimenticando. E noi ci vediamo comunque martedì con un nuovo video. Ah! E ci vediamo anche domani con la live, perché domani è domenica. E niente, un bacione grande, grande. Ciao!